Bella a tutti ragazzi, come sempre il vostro FKKN, sono tutti e bentornati in questo nuovissimo GT Online, anche se GT Online come sempre è solo di sottofondo. Infatti oggi andremo a parlare, come avrete sicuramente letto dal titolo, di GTA 6. Però mettetevi comodi, prendete i popcorn perché questo sarà un episodio veramente interessante. Prima di iniziare però ragazzi, ci terrei molto se riuscissimo ad arrivare a 50 like. Inoltre iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram e su Telegram. Ovviamente tutti i link li troverete in descrizione, mi raccomando Instagram, così appunto potete rimanere in contatto con me e potremmo scambiarci messaggi, informazioni, opinioni. Ovviamente tutti i link li troverete in descrizione. E niente, detto questo, direi che possiamo anche iniziare. Ah, comunque, per chi mi ha seguito in live l'ultima volta, il video che doveva uscire questo sabato appunto è stato rimandato a lunedì, proprio perché è uscito questo video. Ok ragazzi, partiamo col parlare dell'articolo che ha generato tutto questo polverone, ovvero l'articolo del giornalista Jason Schreier sulla famosa rivista di videogiochi Kotaku. Praticamente cosa dice in sintesi questo articolo? Se ovviamente lo sapete già, potete skippare di 20-30 secondi in avanti, non vi preoccupate, però per chi non lo sa mi sembra giusto comunque fare un riassunto. In poche parole, questo articolo dice che dal rilascio di Red Dead Redemption 2 i dipendenti della casa della R stellata sono stati sottoposti a turni di lavoro massacranti. Diciamo che lavoravano, la malattia gli era negata, lavoravano veramente tanto, addirittura in alcuni casi non potevano utilizzare i propri telefoni al lavoro. Allora, per appunto salvare tra virgolette l'azienda dal fallimento, cosa ha fatto Rockstar Games? Ha cercato di 1. Aumentare i salari e 2. Migliorare le condizioni di vita dei dipendenti, facendo appunto, introducendo orari flessibili, questionari anonimi in cui si indicava appunto cosa si potesse migliorare all'interno della compagnia, inoltre licenziando tutti quei capi reparto, se vogliamo chiamarli così, definiti tossici o comunque che svolgevano male il proprio lavoro. Tuttavia, le notizie che ci interessano di più all'interno di questo articolo sono quella che vede GTA 6 all'inizio del suo ciclo di sviluppi e quella che vede un possibile GTA 6 o GTA con qualsiasi nome abbia, perché non è specificato se sia GTA 6 o se sia un GTA, non lo so, San Andreas Stories, la sto buttando lì ovviamente, adesso sto scazzando. Infatti ci viene detto all'interno dell'articolo non solo che GTA è il prossimo titolo GTA, il prossimo capitolo GTA all'inizio del suo sviluppo, ma che potrebbe essere eventualmente, potrebbe avere una mappa dimezzata, se così vogliamo dire, però viene specificato nell'articolo sempre dalle modeste dimensioni, quindi all'incirca immagino quella di GTA 5, e che poi potrebbe essere successivamente integrata con dei DLC. Quindi direi di partire subito col parlare e discutere questa prima notizia, che vuole GTA 6 o l'eventuale nuovo GTA, perché appunto il nome ufficiale ancora non lo sappiamo, all'inizio del proprio ciclo di sviluppi. Allora ragazzi, io lo dico subito, anche con un minimo, cioè con tutto il buon senso che una persona ci può mettere a credere a questo Jason, per carità è una persona affidabile, poi successivamente ne avremo anche le prove che è una persona affidabile, ma come si fa a dire che GTA 6, dopo quando GTA 5 è uscito da 7 anni, sia ancora all'inizio del proprio ciclo di sviluppi? È impossibile, ma non bisogna essere insider o dei geni dell'informatica o spulciare nei file, non lo so. Cioè ragazzi, è impossibile che la Rockstar Games, una delle case produttrici più grandi e più influenti al mondo, dopo 7 anni sia solo all'inizio dello sviluppo del suo brand più grande e più redditizio. Non è possibile. Cioè uno ci arriva da sé, e questo non lo sto dicendo io, non sono solo supposizioni mie. Infatti, come state vedendo qui a schermo, prima Tets to Fans, che per chi non sapesse, Tets to Fans è uno degli insider, anche lui insieme a Yan2295, che tra parentesi l'ha detto pure Yan2295, dopo andremo ad analizzare quello che ha detto lui. Anche appunto questo Tets to Fans ha detto che è impossibile che GTA 6 sia all'inizio, o il GTA 6 o quel che si voglia, come sarà chiamato non si sa, il prossimo capitolo comunque di GTA è all'inizio dei propri sviluppi. L'ha proprio scritto in questo screen che vedete qui a schermo. Passiamo appunto adesso invece agli screen di Yan2295, che anche lui ci viene in suo aiuto scrivendo queste due cose. Cioè praticamente sono la stessa cosa, però sono due screen differenti, uno sul suo profilo Twitter e uno sul sito GTA Forums. Partiamo con analizzare quello del suo profilo Twitter, che dice, rispondendo appunto a un presumibile fan che gli scrive una cosa dicendo potrebbe essere vero che GTA 6 è al ciclo di inizio di sviluppi, lui risponde esattamente con queste parole. Il post appunto lo vedete qui a schermo, però ve lo traduco se non, in caso non sappiate l'inglese. Dice praticamente: capisco quello che mi stai dicendo, però è semplicemente è impossibile, a meno che loro non abbiano una
strana definizione di primi stage, appunto, di sviluppo. Probabilmente dice, o forse i primi stadi di testing, sicuramente, però sicuramente non i primi stadi di sviluppo. Quindi lui, che è un insider, ricordo, è l'insider più rispettato all'interno del panorama di GTA in generale, ha sempre predetto cose su Red Dead Redemption 2, DLC di GTA Online mesi prima che uscissero, mi ricordo, perché io al tempo lo seguivo, non è che lo seguo da 2 minuti giusto per portarci le news di GTA 6, lo seguo da diversi anni, questo Ian comunque lo conosco, e vi posso assicurare che è affidabile e non ha sbagliato quasi mai. E se lui ci dice che è praticamente il gioco è sviluppato, ma è i primi, semplicemente comunque ai primi stadi di testing, ok, che ci può stare, allora io, ragazzi, vi crederei. Calcolando anche che appunto hanno posto la Rockstar Games, come potete vedere qui a schermo, ha cambiato la propria descrizione dell'account Instagram, dicendo che metterà screenshot dei prossimi giochi che rilascerà, e tra parentesi l'articolo, penso che quella sia l'unica cosa credibile, a parte le condizioni dipendenti, che vabbè, sono contento per loro ovviamente, un po' meno contento per noi fan, però per i dipendenti che stanno meglio sono contento. Praticamente risulta poco credibile, se non impossibile, che GTA sia agli inizi appunto dei suoi sviluppi. E guardate un pochino caso, guardate un attimino caso, articolo ovviamente ve lo lascio qui in descrizione, poche ore dopo il rilascio di questo articolo su Kotaku, il nostro caro Jason Schreier, che tra parentesi questa cosa è a parte, poi vi dirò dopo quello che stavo dicendo, è all'inizio del 2020, cioè pochi mesi fa, aveva detto che GTA 6 sarebbe stato annunciato in questo anno, e poi viene a dire che è ai primi stadi di sviluppo, però vabbè, lasciamo stare. Quindi non voglio appunto screditare questo giornalista, però sto dicendo che non ha assolutamente la verità in mano. Io ragiono con la mia testa e credo sinceramente più a quello che hanno detto gli insider. Praticamente risulta poco credibile o comunque impossibile che GTA 6 o comunque il nuovo titolo targato Rockstar della saga Grand Theft Auto sia all'inizio del proprio sviluppo. Guardate caso, poi, curiosa coincidenza, poche ore dopo che ha scritto questo articolo, Jason Schreier, ovviamente link in descrizione dell'articolo, abbandona Kotaku per apparenti dispute con i suoi superiori. Forse perché ha detto parecchie cazzate nell'articolo, forse per motivi personali, questo non lo possiamo sapere. Comunque risulta veramente curioso che dopo che ha rilasciato questo articolo bomba, che è stato visto da milioni e milioni di persone, lui guarda caso abbandoni Kotaku. Inoltre vorrei sempre precisare che all'inizio sempre di quest'anno, ovviamente si parla del 2020, sempre lo stesso giornalista aveva detto che era molto probabile che GTA 6 sarebbe stato non uscito ovviamente, però annunciato nel 2020, come un po' pensavano tutti. E quindi ora mi viene a dire che all'inizio del suo ciclo di sviluppi. Nell'articolo comunque è specificato che gli hanno detto fonti interne della Rockstar, ma come sappiamo la Rockstar è sempre stata una compagnia molto chiusa, mi sembra strano che adesso parli con insider e questo insider, scusa, della compagnia, ovviamente insider, sto parlando comunque dipendente, scusate il termine, che questo ti dica sì, è GTA 6, è quasi pronto, noi lo rilasceremo tot anno, tot di qua, ovviamente avrà parlato con la direzione, gli avranno detto di non dire nulla o almeno possibile, questo perché probabilmente marketing, saranno questioni di investimento, altre cose, io appunto non lo posso sapere, però come sappiamo e come è già successo con GTA 5, infatti se vi ricordate bene, io mi ricordo poco perché ero piccolo, probabilmente la maggior parte di voi pure, però pochi giorni prima del rilascio nel 2011 la Rockstar disse non abbiamo nulla da rilasciare, 2-3 giorni dopo, trailer di rilascio. Quindi considerando anche, come ho già detto prima, che è apparso, che hanno cambiato, che hanno modificato la propria descrizione Instagram, considerando tutti questi indizi, mi sembra veramente difficile che GTA sia all'inizio del suo proprio ciclo di sviluppi. Anzi, io vi dirò la mia personale opinione. Secondo me GTA 6 è uno stadio appunto avanzato, come ha detto Ian, l'hanno probabilmente già programmato e hanno già programmato la mappa e altri aspetti vari, comunque lo stanno testando, lo stanno migliorando, ovviamente sicuramente non sarà completo, però fra un paio d'anni molto probabilmente lo avremo. Ultimo argomento a favore della mia tesi, ragazzi, è sempre lo stesso contratto che vi ho mostrato nel precedente video dove andavo a parlare di Vice City confermata, ovviamente lo ritroverete qui a schermo. Per chi non mastica l'inglese vi spiegherò brevemente di cosa parla questo screen, ovvero in questo screen si vede un contratto che parla di interni di un negozio a Miami. Praticamente vi spiego brevemente la storia: all'interno un dipendente di un negozio ha scritto che un team della Take-Two, della Rockstar, non mi ricordo, era venuto e aveva chiesto di fare foto all'interno di un negozio, non si sa, per un progetto indefinito, quindi non sappiamo esattamente per cosa, cioè ce lo possiamo tranquillamente immaginare, chissà cosa sarà mai, però per un progetto indefinito, insomma non hanno specificato questi perché stavano venendo a fare le foto all'interno di quel negozio. Ovviamente il negozio ha dato la disponibilità e quella foto del contratto che appunto avevano stipulato le due parti per il diritto delle foto all'interno del locale, probabilmente, non lo so. E cosa c'entra, vedete voi, questo? Allora, da fonti, tra virgolette, non fonti, comunque gente
gente che se intende sicuramente più di me, anche mi sembra Jan l'abbia detto, ma non voglio dire una cazzata, non ne sono sicuro, praticamente le foto dell'interno, comunque degli interni della mappa, quando si sta programmando un GTA, vengono fatte generalmente alla fine, comunque nell'ultima fase del ciclo di sviluppo. Prima si programma la mappa, gli ambienti esterni, gli effetti, successivamente poi si andranno a integrare gli interni come appunto le foto. Quindi come mi fanno a dire che GTA all'inizio del proprio ciclo di sviluppo si sono andati 6 mesi fa e non l'altro giorno, 6 mesi fa a fare le foto per gli interni? Questo conferma ulteriormente il fatto che GTA è uno stadio abbastanza avanzato di sviluppo, e nel 2022 avremo buone chance di vederlo. Concludiamo col parlare della seconda news, ovvero quella che vuole un GTA 6 o eventuale nuovo GTA mutilato. Cosa intendo per mutilato? Ovvero che potrebbe uscire con una mappa specificata all'articolo, questo ovviamente di modeste dimensioni, quindi presuppongo all'incirca delle dimensioni di GTA 5, che poi verrà successivamente integrato con dei DLC. Allora ragazzi, questa notizia, a differenza dell'altra, non possiamo saperlo, potrebbe essere un 50-50, potrebbe essere vera come non potrebbe essere vera, dato che comunque la mole di lavoro sui dipendenti Rockstar è stata molto pressante con il rilascio di Red Dead Redemption 2. Se un GTA 6 dovesse essere molto più grande di Red Dead Redemption 2, allora ci sarebbero dei problemi. Inoltre, se questo potrebbe essere vero, se GTA 6 è all'inizio del proprio ciclo di sviluppi. Tuttavia, se GTA 6 non dovesse essere all'inizio del ciclo di sviluppi, come appunto stiamo supponendo tutti, penso anche voi, allora secondo me possiamo aspettarci da mamma Rockstar un capitolo comunque normale, con una mappa enorme, probabilmente il miglior GTA di sempre. E questo lo dico... Perché lo dico? Ovviamente non ho basi per dirlo come precedentemente, però tutti noi conosciamo Rockstar, una delle case migliori al momento, una che comunque ci mette qualità all'interno dei propri titoli. Sì, ovviamente ci vuole guadagnare, però ci ha sempre messo qualità e non ha mai deluso i propri fan la Rockstar. Quindi ho veramente tanta tanta fiducia in Rockstar Games e penso che il prossimo GTA, nonostante tutto, sia veramente un GTA con contro coglioni. Anche se magari dovesse uscire, tra virgolette, un po' mutilato, penso che la Rockstar farà un grande lavoro. Quindi ragazzi, prima di buttare, di dire... no, ma GTA, il prossimo GTA sarà deludente, diamo fiducia a Rockstar Games, aspettiamo di giudicare il nuovo GTA quando uscirà. E niente ragazzi, il video si conclude qui, spero vi sia piaciuto, in tal caso invito a lasciare un like e un'iscrizione, ci darei molto se riuscissimo ad arrivare a 50 like per impegno. Inoltre seguitemi su Instagram e su Telegram, link in descrizione. E niente, da me era tutto e noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao.